Gli attacchi informatici sicuramente ormai hanno, come si può dire, hanno la loro pericolosità che quantomeno è pari a quella del militare tradizionale oppure quella nucleare. Io direi che gli attacchi informatici sono complementari e possono integrare gli attacchi tradizionali, nel senso che rendono l'attacco danno all'attacco ancora maggiore possibilità di successo, perché riescono a scardinare o la possibilità di scardinare le difese nella protezione dei dati da parte dell'avversario. Tant'è vero che si dice, e non lo dico io, ma lo dicono persone ben più esperte di me, che un eventuale prossimo conflitto sarà verosimilmente condotto da personale non in tutto da combattimento, non in mimetica, ma col camice bianco. Come i terroristi jihadisti usano il web e i social network? I terroristi sono anni che loro, tramite i nostri sistemi di social, i nostri sistemi informatici, riescono a seguirci, a penetrarci. Usano tutti questi strumenti in maniera assolutamente disinvolta, pur odiando la modernità, la dottrina alla quale si ispirano odia la modernità, ma loro utilizzano le autostrade digitali per fare qualsiasi cosa, per fare propaganda, per costruire reti di complicità, per informarsi reciprocamente sulla loro posizione, per trasferire denaro. Usano tutti i sistemi che noi abbiamo costruito. Perché le strutture sanitarie sono degli obiettivi sensibili per gli attacchi informatici? L'ospedale, la casa di cura, è una fonte importante di dati che possono essere utilizzati o ai fini commerciali o ai fini terroristici. Un'azienda può sapere quanto antibiotico viene utilizzato, che abitudini terapeutiche si hanno nei grossi ospedali per programmare quella che è la sua produzione o addirittura l'immissione in mercato di nuove molecole. Dal punto di vista terroristico, invece, io da terrorista posso sapere come vanno alcune infezioni, per esempio all'interno di quell'ospedale, i ricoveri, e entrare modificando quel tipo di epidemiologia, inserendo un batterio, inserendo un virus, in maniera tale che magari non ce ne accorgiamo all'inizio e poi questo si trasforma in un vero attacco bioterroristico. Tutti gli ospedali sono attaccabili, anche perché qualsiasi sistema ha un punto di debolezza per il quale ci si può infiltrare. Ripeto, siccome sono casi che gli ospedali stessi, se attaccati, non tendono a pubblicizzare per non macchiare la propria immagine, noi ci riferiamo a indagini che sono state pubblicate statisticamente dall'Intelligence Internazionale, che dice circa il 65% degli ospedali a livello mondiale hanno subito questo tipo di reato.